Emergenza in via Cairoli, dove l'unico italiano residente è costretto ad allontanarsi da casa per motivi di sicurezza. Grave degrado al cimitero di Torre, in abbandono le tombe di 52 civili uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale. La pista ciclabile che dovrebbe entrare a far parte del tracciato del tram è completamente invasa dalle erbacce. Picchia la moglie con violenza e calci e pugni, arrestato dai carabinieri. Edizione di Padova dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. Emergenza in via Cairoli, dove l'unico italiano residente si dice costretto ad allontanarsi da casa per motivi, dice, di sicurezza. Trevisan, com'è la situazione a via Cairoli? È peggiorata rispetto all'ultimo periodo? È drammaticamente peggiorata. La chiusura delle vie ha drammaticamente peggiorato la situazione in generale e soprattutto ha messo me e la mia famiglia in gravi condizioni di pericolo. Lei in questo momento non è a Padova? No, sono stato a denunciare alcuni eventi che sono accaduti nelle ultime settimane dai carabinieri. Questi si sono sostanzialmente dichiarati impotenti nell'immediato e mi hanno suggerito almeno per qualche giorno di lasciare casa. Per quale motivo? Ho subito numerose minacce e anche alcune aggressioni. Ho chiesto di poter essere difeso, ma non ci sono i mezzi. E quindi non ci sono strumenti, e quindi mi è stato suggerito di lasciare Padova. Quando le dicono che non ci sono mezzi, che cosa intendono? Ah, guardi, l'altro giorno, passando davanti alle finestre, mi lanciavano dei sassi, gli spacciatori sotto casa. Consideri che le mie finestre sono esattamente dove c'è la telecamera di videosorveglianza delle forze dell'ordine. Ho chiamato il 113 perché intervenissero, il 113 mi ha passato il 112 mi ha detto che non c'erano mezzi da mandare e quindi non è venuto nessuno. Senta, nei prossimi giorni lei comunque si incontrerà anche con le forze dell'ordine? Sì, io sto cercando di parlare con tutti per chiedere aiuto, senz'altro per la questione generale di ordine pubblico, ma anche per la mia questione personale. Io non vivo da solo, ho dei figli piccoli, c'è mia sorella con altrettanti figli piccoli, e da buon padre di famiglia mi devo preoccupare prima di tutto della loro incolumità. Oggi io non mi sento affatto sicuro e non mi sento protetto. E le telecamere entrano in cimitero a Torre, in abbandono le tombe di 52 civili uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 12 aprile del 1945 gli aerei bombardarono Ponte di Godarzere, furono 52 le vittime. Veri e propri eroi civili ai quali è dedicata un'edicola funeraria, un luogo della memoria nel cimitero di Torre. Oggi però il degrado è totale. Calcinacci che cadono a terra e sulla tomba di Don Antonio Finco, il primo arciprete di questa parrocchia, crepe profonde nei muri dell'ossario, erbacce che crescono ovunque, anche sul soffitto. I cittadini chiedono all'amministrazione Giordani di intervenire. Noi abbiamo chiesto alle varie amministrazioni che si sono succedute in questi anni che ci sia un recupero della struttura e che sia tolta dal degrado per dare dignità ai nostri eroi civili di Ponte Vico d'Asere. La concessione per la costruzione risale al 1958 e assegna la cappellina alla parrocchia di Ponte Vico d'Asere, che oggi però non ha i soldi per la manutenzione. Ecco perché si chiede all'amministrazione di Padova di facilitare la burocrazia. Chiediamo che si superi, diciamo così, queste pastoie burocratiche, per cui a un certo momento che la parrocchia riesca a ridare in concessione al comune di Padova questo ossario dei caduti e che si possa, diciamo così, togliere il degrado che affliggono le murature portanti di questa edicola. L'assessore Benciolini ha promesso il suo interessamento, ma nel frattempo passano le settimane e i mesi e i residenti, ma anche le famiglie di queste 52 vittime innocenti, chiedono aiuto. Siamo stanchi di telefonare, di chiedere, di mandare appelli e di sottoscrivere lettere, diciamo così. C'è un discorso burocratico che va superato e che va agevolato. Ricordo che i parenti delle vittime sono tanti anni che cercano anche loro naturalmente di lanciare un grido d'allarme per la risistemazione di questo ossario dei caduti. Altro degrado a cui far fronte la pista ciclabile che dovrebbe entrare a far parte del tracciato della tram è completamente invasa dalle erbacce. La pista ciclopedonale che unisce via Sografi con via Canestrini è la protagonista delle cronache recenti quando si parla di tram e ora la diventa, in negativo, anche parlando dell'erba, nel senso che il percorso della linea del tram in via di progettazione dovrebbe interessare proprio questo tracciato.
lungo il quale viaggiano ogni giorno centinaia di ciclisti e di pedoni. Nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione, però, ai lati della pista la situazione è questa: erbacce altissime e l'impossibilità di utilizzare gli spazi verdi per bambini e cani. Uscire dalla strada sterrata che costituisce la pista è improponibile. Sinceramente preferirei una città un po' più curata dal punto di vista del verde. Io questa pista la faccio tutti i giorni, è veramente un piacere farla. È un peccato vedere che l'erba è così alta e che nessuno provveda velocemente a sistemare. Il tragitto è piuttosto lungo, da via Sografi si arriva fino al ponte di Volta Barozzo incrociando scuole, asili e impianti sportivi. La trovo strano, di solito lo fanno. Vabbè dai, lo faranno più avanti, spero. Guarda di là, quella flora spontanea e dopo si sparpaglia dappertutto. Quando vanno i cani là, chi sarà con loro? Non si vede, è al nascosto. Senza contare le insidie per chi soffre di allergie. Andrebbe sistemata anche per il problema delle allergie, perché purtroppo i bambini, cioè molti bambini sono allergici, i miei tutti e tre, e quindi effettivamente è un problema. Insomma, andrebbe un po' risistemato. L'assessore Gallani fa sapere che il piano di sfalcio procede regolarmente e che l'estate è arrivata troppo all'improvviso. Viaggiando per la città, comunque, l'impressione è che questa situazione sia generalizzata e che quindi il piano di intervento dovrebbe essere di molto potenziato. I bambini poi loro sono così un po' come degli animaletti, amano la natura ed è giusto anche che possano andare nel verde. E ora la cronaca, calci e pugni alla moglie, è stato arrestato dai carabinieri. Pugni e calci alla schiena e al volto e la moglie è costretta alle cure del pronto soccorso. È stato arrestato un uomo di 47 anni che in piena notte ha picchiato con violenza la donna nell'abitazione in cui vivono con i figli. A causa delle percosse la moglie, 36 anni, di origini brasiliane, ha ricevuto una prognosi di 15 giorni dai sanitari dell'ospedale. Nel frattempo i carabinieri si sono presentati a casa dei due arrestando l'uomo che in uno scatto d'ira poco prima si era scagliato contro la vittima. L'accusa è quella di maltrattamenti in famiglia. E torniamo ora a parlare della questione dei venditori ambulanti in giro per il centro di Padova. Ma sono convinta che il sabato prossimo non ci sarà nessuno, ma poi continueranno anche perché sono in giro, li ho appena visti, sono tutti in giro, aspettano che noi ce ne andiamo. Con queste parole si era conclusa la manifestazione per la legalità in Prato della Valle e in effetti, come dimostra questo video arrivato in redazione, i timori non erano infondati. Terminata la protesta dei commercianti che da mesi chiedono al comune maggiori controlli nei confronti di un fenomeno, la vendita abusiva, che oramai in questa piazza è diventato stabile, si è tornati alla normalità. Lenzuola distesi ad accogliere merce contraffatta. La polizia municipale in Prato della Valle, ci dicono, si è vista in occasione della manifestazione dei commercianti regolari. Sulla vicenda si consuma da tempo la polemica tra i commercianti, tutte le principali associazioni di categoria hanno preso posizione e l'amministrazione comunale. Eppure, nonostante gli appelli e le manifestazioni, l'abusivismo continua a non venire contrastato. E dal telegiornale di Padova è tutto. Arrivederci.